Sono Enrico Viceconte, sono un docente a contratto dell'Università di Napoli nella Facoltà di Architettura e sono associato all'ISMED. Il mio contributo al progetto Preview è quello di sviluppare un modello e un approccio centrato sullo studente per i processi e i servizi dell'università. Il mio campo di studi è l'innovazione, soprattutto l'innovazione nei processi di design ed engineering nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni e ritengo molto importante un approccio centrato sul cliente per sviluppare servizi innovativi per l'università. Le università sono tra le organizzazioni che sono più sfidate dalla nuova economia basata sulla information technology, per l'importanza che hanno le esperienze online ormai degli studenti nella fruizione di percorsi formativi, e il contributo del CNR ISMED con il quale collaboro è proprio nel migliorare la qualità dei servizi online anche in quelle fasi tipicamente di lavoro sul campo, che sono quelle dei tirocini e degli stage formativi nelle aziende. Quindi stiamo sviluppando nel progetto un modello di service blueprint, cioè il progetto del flusso di servizio fornito allo studente, e intendiamo poi collaudarlo nei diversi contesti e nelle diverse università. Ci vuoi parlare dell'esperienza che ha avuto in questo laboratorio che abbiamo fatto per il progetto Preview? Sì, il laboratorio è stato molto interessante perché ha consentito, lavorando sullo stesso framework e con la stessa metodologia, di raccogliere direttamente le esperienze degli studenti e testare quali sono quei punti critici in cui il servizio presenta dei margini di miglioramento o addirittura di ripensamento complessivo del servizio. Sicuramente le tecnologie dell'informazione hanno un effetto di completo re-engineering di tutti i processi di servizio, anche per la facilità con cui si può accedere adesso a delle informazioni e delle relazioni online, anche con i contenuti di formativi che possono essere raggiunti facilmente e aggregati dall'università.